Un saluto a tutti e alla stampa in generale. Oggi diamo inizio alla kermesse della 10ª edizione della gara dei Gopardi. E trattandosi appunto della sfida tra capitani e infantili, un pensiero va rivolto alla capitana della Torre da Fuoco scomparsa, Maria Laura Bisciatelli, cui siamo ospiti in palazzo appunto stasera. E sarà un mese che prevederà, ecco, il filo conduttore di Scavallo, inizierà venerdì 4 l'apertura della Valle d'Autore a Santa Maria della Scala, proseguirà con la gara di Coarte al Cartodromo di Casetta l'11 e il 12 d'ottobre, poi ci sarà il Gran Galà dell'Anglo-Arabo a Garbo, dove verranno premiati i migliori cavalli inglesi dell'annata, e terminerà con la rassegna dell'Anglo-Arabo in Fortezza. E niente, ecco, quest'anno abbiamo raggiunto la 10ª edizione, anche quest'anno la gara è dedicata alla memoria di Andrea Mari e dietro la stella di Pino. Quest'anno ci saranno delle nuove categorie che parteciperanno, ci saranno dato amici del Palio, i presidenti una volta si daranno battaglia, e ci saranno anche rappresentanti di barbareschi, isini, veterinari e maestri. Anche qualche attività c'è, qualche giro nel Gohan. Per cui, ecco, niente, passo la parola. Ecco, il filo conduttore ovviamente è che il ricavato della manifestazione andrà come sempre alla Lega per Animali di Siena, e per cui, ecco, quello è il sodalizio che ormai prosegue dalla manifestazione. Per cui passo la parola a buonasera a tutti. Grazie di essere qui. Si diceva bene il nostro patron Stefano Corbettini, poi al presidente dell'organizzazione di tutto questo mese, incentrato è vero sul cavallo, ma incentrato anche sulla città. E quest'anno abbiamo iniziato a sentire la lista di sovvenire un progetto che abbiamo iniziato con la dottoressa Cecilia Lucenti, qui al mio fianco. Lei sapete che è un medico acupuntore, famoso in Italia ma anche nel mondo, è bravissima. Ed ha attivato adesso un servizio all'interno del nostro centro in Viale Europa destinato a bambini e ai ragazzi di neuroacupuntura. Cioè, noi trattiamo bambini e ragazzi che hanno avuto per ragioni diverse una lesione cerebrale, che questo gli impedisce o di camminare bene o comunque di avere un perfetto percorso cognitivo. E attraverso questo servizio e questa pratica ho visto personalmente progredire moltissimo questi ragazzi. Quindi crediamo che questo servizio debba andare avanti, debba essere offerto ai ragazzi ma anche alle famiglie che li accompagnano. Vi racconto che questi ragazzi arrivano non solo da Siena ma arrivano da tutta Italia per farsi trattare dalla dottoressa Lucenti, e vorrei che in questa città questo servizio fosse un fiore all'occhiello ancora per molto tempo. Quindi voglio ringraziare chi ha voluto sostenerlo, a cominciare appunto da Stefano, a tutti coloro che parteciperanno a quello che noi chiamiamo il Palio dei Gopardi, anche se impropriamente, al presidente dell'associazione Anglo-Arabo Forze, qui presente Luigi Carli, e a tutti coloro che organizzeranno la rassegna degli Anglo-Arabi, che si svolgerà in Fortezza il 26 di ottobre, e anche chi parteciperà al Gran Galà del 18 ottobre all'Hotel Garden, dove si uniranno queste due anime, questi due gruppi che sono coinvolti davvero nei cavalli ma anche nel palio a favore di questo progetto, e che sarà presentato da Teo De Bonis, che è qui oggi con noi e che tra un po' vi racconterà i contenuti di questa serata molto speciale. Ma vorrei farvi raccontare soprattutto dalla dottoressa Lucenti qual è questo servizio, di che cosa si tratta, di che cosa si tratta, cosa possiamo fare con questo ragazzo. È molto difficile parlare di queste malattie perché sono sempre bambini a cui viene sempre detto che non si può fare niente. Quindi sono trattamenti molto difficili anche da proporre alle famiglie. Per questo io negli anni ho conosciuto grandi maestri di tutto il mondo, grandi tradizioni mediche. Teniamo conto che in Oriente questo tipo di trattamenti sono molto diffusi e cominciano a essere diffusi per esempio anche negli Stati Uniti, in America Sud. Ma ovviamente noi in Europa siamo molto indietro. E dato che è difficile comunicare l'efficacia, perché tutti noi pensiamo che non si possa fare niente, però come ti hai detto si vedono
quasi a vista d'occhio risultati su patologie che non hanno al momento altra possibilità. Questo perché l'acupuntura aumenta la vascolarizzazione, aumenta l'attività dei nervi, aumenta la plasticità cerebrale, quella che oggi noi conosciamo bene per esistere ma nessuno di noi sa come evocare. E quindi questo è una cosa che funziona sui grandi, sui piccoli, su tantissime altre malattie. Ovviamente sappiamo che l'acupuntura è efficacissima in tante condizioni. La sperimentiamo nella nostra associazione sugli adulti, al centro Auxilium Vitae di Volterra, che ci dà questa possibilità unica di sperimentarla nella neuroriabilitazione dell'adulto in seguito a patologie ovviamente ictus. Però il segmento dei bambini è così difficile da raggiungere, grazie anche a Gaia e alla LIP, che ci ha messo a disposizione i suoi spazi e le sue attrezzature per poter avere questi bambini tutti insieme a fare questa riabilitazione, coinvolgendo le famiglie. È una cosa che devo dire molto semplice, quindi noi cerchiamo di coinvolgere anche i medici. La LIT per noi è molto importante perché possono venire anche dei medici a imparare come si fa, essere veramente una casa per non solo curare i bambini ma fare davvero, diciamo, uno tsunami di acupuntura. Benissimo, allora grazie davvero a tutti voi e passo la parola a te. Allora, dunque, adesso la parola va a Elena Monti, la curatrice. 10 anni di Gotthard e 6 anni di Cavalli d'Amore. Sono due realtà strettamente connesse. La prima mostra fu fatta a Casetta, la prima esposizione dedicata al cavallo, poi si vide che la cosa funzionava e il comune ci concesse a Santa Maria della Scala, che poi è stata fondazione. E, insomma, siamo arrivati alla terza edizione. Una grande crescita, una mostra che ha veramente il sapore internazionale, saranno 10 di artisti internazionali di altissimo livello presenti a questa edizione, ma naturalmente ci saranno anche i senesi. È una mostra alla quale si partecipa su invito e gli artisti preparano appositamente opere per questa mostra dal momento in cui vengono incaricati, per cui vi potete aspettare veramente una mostra molto di impatto, molto teatrale e anche di riflessione, perché tante di queste opere lasceranno un messaggio a chi le guarda. Quindi il cavallo è interpretato in tanti modi, con tante tecniche, da tanti artisti e con tanti messaggi trasmessi attraverso la figura del cavallo. Venerdì sera alle 18 ci sarà il vernissage, vi invito tutti, perché veramente è una mostra che io allestirò domani, ma ho visto già le opere e si pronuncia veramente ricca di opere molto molto particolari. E quindi appuntamento per venerdì, la mostra sarà aperta dal 4 fino al 31 a Santa Maria della Scala e visitabile tutti i giorni. Ricordo solo l'anno scorso 10.000 ingressi in questo periodo, quindi è una mostra tanto amata dai senesi. L'ultima cosa, mi stavo dimenticando, è così connessa al territorio che vengono le scuole, gli artisti accolgono i bambini e raccontano le loro opere grazie a Ilaria Di Meo e ai trade union tra gli artisti e le scuole. Quest'anno verranno anche dai ragazzi dell'associazione Le Bollicine e anche loro verranno accolti dagli artisti e potranno vedere e sentire dagli artisti come nascono le opere. Quindi appuntamento per venerdì sera. Allora, ovviamente qui stasera abbiamo con noi poi gli armadilli che saranno gli speaker ufficiali della presentazione, Donato Giorgio per rappresentare Barbarelli, Mirko Rossellini è responsabile general manager, diciamo, della scuderia del cartolo di Casetta, un cartolo all'avanguardia e ospita ormai da sempre questa edizione, tanto che non ce l'ha fatta la Chiesa, però per cui ecco, il cartolo è già pronto, giusto? Siamo già pronti a raccogliere la gara, diciamo, e avremo start nuovi e quindi vedremo nuove sfide. Penso che qui ci sarà da divertirsi, rappresentare anche il fatto che la musica, rappresentare anche tutti i vincitori, il campione d'Italia, Filippo Cini e la scorsa squadra da Cordese, quindi ci sarà, diciamo, per cui è e passo la parola a te e poi grazie a Luigi Hardi, il presidente poi della di Marco.
Allora, grazie Stefano, grazie Gaia, siamo di nuovo quest'anno qua, è una bellissima cornice, una bellissima occasione. Noi siamo quelli che ci siamo aggiunti per ultimi a questa manifestazione, ma siamo veramente contenti di esserci perché è veramente un'occasione, lasciatemi dire, di venire l'utile al dilettevole. Il dilettevole per noi è presentare il lavoro che fanno gli allevatori nel nostro territorio negli ultimi anni. Si sono messi a allevare con grande vigore e con grande forza cavalli anglo-arabi e con ottimi risultati. Questa è una vetrina che giunge al terzo anno, la manifestazione Facciamo Fortezza in una cornice veramente eccezionale che comincia ad avere un riscontro davvero a livello nazionale. Quindi quest'anno anche cerchiamo di ampliare i confini della nostra rassegna anche a territori che fino ad ora non hanno data, e abbiamo un ottimo riscontro numerico e sicuramente anche la ciliegina sulla torta del Gran Galà è un evento che direi diventa istituzionale come premio, come riscontro per tutti gli allevatori che hanno fatto un buon lavoro e si vedranno premiati finalmente una sera nella splendida Radice del Garden in una serata che si preannuncia d'eccezione. È cambiamento, adesso hai il Garden. Ecco, diciamo buonasera a tutti, Luigi Carlo, il presidente, diciamo, ha fatto una sintesi di questa serata e devo ringraziare Stefano Berrettini che ci ha dato la possibilità, a me e alla mia compagna Emanuela, di organizzare questo Gran Galà. Gran Galà, noi negli ultimi due anni abbiamo organizzato tantissimi eventi di solidarietà per diverse associazioni. Questo sarà un mese importante di solidarietà a favore della gente. Il Gran Galà sarà uno spettacolo, nello spettacolo verranno premiati gli allevatori dei buletri anglo-arabi che erano stati presentati dalla rassegna 2023 e che sono distinti nel 2024. Perciò una bellissima serata, vi aspettiamo, perché oltre alla premiazione ci sarà anche dei momenti di musica e anche una pillola di moda, perché non basta mai quattro splendide modelle che sfideranno un abbigliamento che, diciamo, si avvicina al mondo dell'equitazione. Perciò ringrazio ancora la possibilità di presentare questa serata, vi aspettiamo tutti, importante esserci tutti per questo Gran Galà il 18 di ottobre allo Hotel Garden alle ore 21. Grazie ancora. Bene. E adesso, ecco, come di consueto, il vescovo offerto da Bob e Davide che ha Salumeria e si trova con grazie e un appuntamento al cartodromo. Bene, va aspetto di... ha detto di... insieme, tutti insieme. Andiamo a far vedere quello che si va a mangiare, perdonatemi, quello va. Vabbè, guarda che abbiamo, c'è super Camillo Rosso. Camillo, buonasera. Buonasera, allora, che dai? Allora Camillo, dai. Che è sta boccia? Ci sei? Ma vai, io ce l'ho. Se ci sei, fatti un colpo. Come ti avevo detto tutte le volte, come ti avevo detto. Ci sei? So. Come ti avevo detto tutte le volte, quindi ti si aspetta il cavolliere da Bob e Davide per fare qualche cosettina di carino, e cioè una bella colazione, un qualcuno che pensi per poter parlare di tante belle cose, una merenda al pomeriggio alle 5 per parlare di tante belle cose e anche assaggiare quello che sta facendo. Ah, sì, perché poi colore, guardate, la cosa più importante è quella. La solumeria è... Bravo. E ancora va, la faccio vedere, c'è anche la pappa al pomodoro, scusa, sì, stasera pappa al pomodoro. Pappa al pomodoro mitica, benissimo. Bene, allora con questa immagine ghiotta, grazie Camillo, e vi saluto. Ti si aspetta in camoglia Camillo, Camillo no? Ok, ci aspettano in camoglia, avremo occasione di andare. Bene, dal palazzo Pisi, palazzo della Marchesa Viciatelli, che ci ha lasciato, che mando un abbraccio anche io adesso, vi saluto e vi do appuntamento alle prossime.